Buongiorno, grazie per essere intervenuti, un saluto ai presenti e ringraziamo il Presidente del Parco Nazionale del Ciliegio, il Dottor Tommaso Pellegrini, per questo invito qui a Pestum. Grazie Presidente, l'argomento di oggi è la scrittura narrativa per la promozione del bene culturale, per riflettere appunto sulle potenzialità della narrazione nella conoscenza del patrimonio culturale. Presento gli ospiti, il collega giornalista direttore del quotidiano di Salerno, dottor Aldo Bianchini, l'avvocato Emilio San, autore di queste due ultime pubblicazioni, La Dea di Morgantino e Voglio vederti danzare, e il presidente del parco, il dottor Tommaso Pellegrini. La Dea di Morgantino, un nostos singolare. Ah, saluto tutti i presenti e saluto anche il dottor Capano, che domani proprio in questo luogo terrà anche lui una conferenza, San Nilo, San Fantino e via dicendo. La Dea di Morgantino, un nostos singolare, il ritorno a casa della Dea di Morgantino, dopo aver vagato per il mondo la statua dal 2011. È ritornata nel museo archeologico di Aidone. Bene, io voglio dare subito la parola al presidente del parco per altri impegni improrogabili e quindi per i saluti istituzionali, il dottor Tommaso Pellegrini, presidente del parco. Dicevo, sono particolarmente contento di avervi qui nel nostro stand a parlare, a discutere di cultura, perché l'argomento chiaramente è un argomento culturale. Il territorio si deve aprire anche alle intelligenze, ai contributi che vengono da autori di libri, ma non solo, da chi oggi porta avanti anche una politica culturale nei nostri territori. Certo. E quindi mi fa piacere oggi essere qui con Emilio Sarli, che ha fatto delle pubblicazioni di libri specifici proprio sul mondo della cultura. Del territorio, quindi questo veramente ci fa molto molto piacere, e perché poi fare dei libri nei quali sono contenute le storie, le esperienze, ma soprattutto sono contenute anche quelli che sono alcuni pregi culturali, quindi la narrazione che incontra l'ambiente, il territorio, il paesaggio, la cultura, io penso sia sicuramente molto molto bello e soprattutto anche un grande contributo alla crescita culturale dei territori. Dopodiché mi fa piacere che ci siano qui l'amico Aldo Bianchini, che è chiaramente giornalista che tutti conoscete, che come sempre con la sua voce, ma soprattutto con la sua scrittura, oggi ci lascia diverse testimonianze non solo del vissuto, ma anche lui di tanti momenti particolari che avvengono nei territori del Cilento, Vallodiano e degli Alburni. E questo è molto importante, perché chiaramente noi sappiamo che oggi la scrittura, il giornalismo, tante volte anche in discussione, ancora possiamo dire che anche nei nostri territori c'è un giornalismo di qualità, un giornalismo capace di fare analisi, un giornalismo attento a quelle che sono le dinamiche anche culturali, e non è cosa consueta e comune, di questo chiaramente gli esprimo la più profonda gratitudine. Poi ringrazio Pierino, che è il nostro moderatore del premio giornalista Orchidea d'Argento, che è il premio più importante che c'è nel Parco Nazionale del Cilento degli Alburni, e quindi chiaramente mi fa piacere che sia qui con noi. Quindi io, oltre a darvi il benvenuti nel nostro stand, noi abbiamo uno stand dove abbiamo messo in vetrina e soprattutto, come potete vedere, abbiamo quest'anno pubblicato anche il patrimonio archeologico diffuso del parco, perché sono tante le realtà magari poco conosciute ma di grande valore, di grande anche possibilità di ricerca. Perché noi riteniamo che il territorio debba essere anche una grande opportunità per la ricerca e per lo studio di ciò che c'è. Io sono sempre orgoglioso e contento quando vedo
università e studenti che vengono qui a fare le proprie tesi, che vengono qui a studiare, perché il territorio diventa un laboratorio all'aperto. Ecco, questo vuole essere su alcuni temi chiaramente anche il Parco Nazionale del Cilento Valdonate degli Alborni. E questa nostra pubblicazione che abbiamo presentato proprio qui alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico ne è una piccola testimonianza e una piccola dimostrazione. Grazie chiaramente va agli organizzatori, in particolare a Ugo Picarelli che anche quest'anno in modo eccellente ha organizzato la borsa, che sempre più sta assumendo un ruolo internazionale di vetrina del patrimonio archeologico che noi abbiamo nell'area protetta più importante, perché è l'unica area protetta con 4 riconoscimenti UNESCO, l'unica area protetta che in termini di patrimonio, di biodiversità, ambiente e paesaggio certamente non è seconda a nessuno. Quindi ancora grazie e benvenuti nel nostro set. Grazie al Presidente Pellegrino. Non a caso qualche giorno fa, esattamente il 12 novembre all'Incusati, è stato conferito al Presidente Pellegrino il premio internazionale Nassiriya per la pace 2018, ma mi congratulo con il collega Rubano per la bella motivazione, per l'interessante motivazione, proprio per l'impegno culturale del Presidente Pellegrino. Leggo brevemente la motivazione. Per l'opera eccellente che svolge nell'ambito del Parco Nazionale del Cilento Valle di Diano e Alburni, per aver sempre posto al centro dei suoi altissimi impegni istituzionali l'amore per la cultura e per il proprio territorio, per aver contribuito alla valorizzazione delle bellezze artistiche, storiche e ambientali del Cilento con politiche mirate al miglioramento delle infrastrutture, della comunicazione e dell'immagine. Grazie Presidente Pellegrino. Grazie a voi. Chiamo per una breve lettura del libro La Dea di Morgantino, Vincenzo Alessio. Caro Presidente, ti invitiamo sin d'ora ad andare a Torraca nel Castello Baronale, dove noi siamo già stati con l'avvocato Emilio Sarra a presentare l'ultima sua opera. Un'ottima presentazione. Sono pochi chilometri che separano il museo dalla pietraia della millenaria polis. La berlina scivola sul serpente d'asfalto che scende dal borgo terrazzato. Lascia l'ultima curva, imbocca la via pavimentata del sito archeologico, incrocia i resti dell'antica Morgantina. Alfeo ha la camicia bagnata di sudore e scappata dalla cintura di cuoio dei pantaloni. Ha poca voglia di ascoltare il custode che strappa il biglietto d'ingresso. Dà un'occhiata alla mappa dell'area distribuita da un signore nei pressi del parcheggio. Imbocca il viottolo sterrato che corre verso l'altura più vicina. Si ferma e abbandona gli occhi al paesaggio di pietre. Sembrano piovute dal cielo, ma sono regali del passato, scaraventate lì come foglie spinte dal vento, dal fiume tumultuoso della storia. La luce vivida del Mediterraneo attraversa la pietraia, inonda e rischiara i rossi e le insellature dei monti. I lievi soffi di vento sono sollievo ai raggi del sole, che picchiano sulla testa. È il vento della storia che corre nelle prateiai lastricate, lungo la steno post di ghiaia che sale e scende per i modesti rilievi, che spettina la macchia meridiana che accarezza le pietre. Pietre di vogli e sogni, sparse per genti e regni, da tiranni e condottieri, per domini e poteri. Di Lucezio re dei Siculi e per Dionisi insaziabili, delle Cista timolente, gerone del regno fulgente. Pietre d'agorà e teatro pedinzano col fuoco sacro, di parlanti nell'Ecclesiastor e maggiorenti del Bucletone. Affestellate per ginnasi e ninfei e sacerdotesse e ierofendi di dei, per fosse e temenoi di sacri culti, per colonne e per stili d'abitati. Ancor dicono di sfide ai romani e di abbandoni a mercenari ispani, al tempo che passa inesorabile alla memoria corta e labile. Grazie. Vedremo a farti visitare di Torraca. La Dea di Morgantino attualmente si trova a Aizzone, dove
l'avvocato Sarli qualche anno fa, l'anno scorso, ha fatto il tour culturale in provincia di Enna, in tutta la Sicilia. Ma noi invece con Aldo Bianchini, oltre ad essere stati ad Armento, in altri paesi della provincia di Potenza, siamo stati anche in provincia di Pisa a Cecina, dove portiamo i saluti del dottor Gesualdo Russo al nostro presidente, che è anche sindaco del comune di Sassana. Gesualdo Russo è il presidente di un'associazione in provincia di Pisa, esattamente a Cascina, dove è forte il legame con il nostro territorio, caro Tommaso, e portiamo i saluti di tutta l'associazione, cittadini di tutto il territorio. E con noi questo viaggio che abbiamo fatto a Cascina, e abbiamo presentato due precedenti volumi, perché l'avvocato Sarli è uno storico, uno scrittore, ma è anche un appassionato appunto di romanzi storici, di quelli che vedete questa sera, oggi La Dea di Morgantina, Nonché Voglio Vederti Danzare. Abbiamo parlato che Padula, oltre ad essere diciamo la certosa di Padula, la certosa di San Lorenzo, la certosa di Firenze e il paese di Petrosino, è anche il paese della decima musa del Parnaso, Maria De Cardone, che io per la verità ho chiesto che venisse intitolata anche una piazzetta, come ha fatto il comune di Montesanto. Caro Aldo, noi abbiamo presentato anche un altro libro, altri due libri a Cascina, ma oggi vogliamo parlare un poco, attenendoci un poco all'argomento, se la scrittura appunto narrativa per la promozione dei beni culturali. Sei il direttore di un giornale che racconti i fatti e i misfatti della nostra provincia e non solo. Una tua impressione, una tua opinione soprattutto. Prego. Buongiorno a tutti, non so se qualcuno sente. Io volevo partire da una riflessione che ha fatto il presidente del parco, quando ha parlato dei giornalisti che devono fare le analisi. È vero, ma io non faccio il minimo di quella che dovrebbe essere il compito di un giornalista. Racconto i fatti, li analizzo e cerco di lanciare delle proposte. Questo costa. Quando si fanno le analisi in questo paese si resta fuori. La borsa? Siamo fuori da ogni qualità di flusso pubblicitario, perché non ci calcola più nessuno nell'ambito della borsa, ma noi siamo qui per assolvere al nostro compito di giornalisti che devono analizzare e semmai anche criticare, ma non andare molto oltre. Detto questo, l'altro spunto di riflessione me lo ha dato il collega Pierino Cusate, con il quale dividiamo tutto il tempo possibile e immaginabile. Tanto voglio salutare il direttore del parco. Salutiamo il direttore del parco. Tanto che qualcuno dice: ma state sempre insieme? Ma boh, capita che anche due maschi siano sempre insieme, senza niente, senza nulla togliere. Il problema è un altro, ritornando nel tema. La scrittura, anche quella letteraria oppure quella mitologica a cui ci ha abituato l'avvocato Emilio Sarli, che non è soltanto uno scrittore e uno studioso, è anche e soprattutto uno sceneggiatore. E questo poi passo alla proposta e chiudo. Me ne sono accorto una sera nel castello di Torraca, quando la giovanissima Vincenza, che avete qui a fianco, tu ce l'hai a fianco, esplosiva questa ragazzina, incredibilmente completa da tutti i punti di vista, inscenò una raffigurazione della Dea di Morgantina attraverso dei ballerini che si esibirono. Allora io pensai, l'avvocato Sarli ha già scritto la sceneggiatura. Per questo l'ha scritta, tutti i volumi che scrive sono delle sceneggiature. Ma questa perché per il parco tradurla in un... A proposito di sceneggiatura, lei è andato in là per salutare un regista, un collega, amico Gianni Petrici,
che tra poco presenterà anche... Vabbè. Comunque, perché il parco non si interessa specificamente di queste due o tre opere e tradurle in uno spettacolo che può essere sia teatrale, affidandolo a qualche compagnia, che il parco deve entrare in queste, in questi spettacoli teatrali, deve entrare, perché il teatro è cultura, è viaggio, insomma è tutto. Che già c'è scritta la scenografia, la sceneggiatura, già è pronto tutto. Non vorrei aggiungere nient'altro, complimentarmi con la ragazza che io non vedo perché sta il telefonino davanti, vabbè, e allora tiriamo... Fate leggere. Volevo ringraziare Giovanni Ciao e tutto il gruppo chiaramente nostro del parco, che sta facendo un grande lavoro, una disponibilità unica, che ha organizzato un po' tutta quanta questi giorni qui. Io devo concludere, perché concludo facendo il giornalista fino in fondo. Ho qualcosa da ridire al presidente del parco e non glielo mando a dire, glielo dico davanti. Stamattina, arrivando qui, ho visto un volumetto dei fumetti. Lui ha avuto una grande idea di rappresentare il parco attraverso un fumetto e proporlo ai ragazzini delle scuole, che per me è una grande idea, che fu contestata da un noto editore di questo territorio. Sì, eccolo. Fu contestata questa idea. E caro Presidente, io sono stato l'unico giornalista d'Italia a contestare quello che l'editore ti aveva contestato. Non ho avuto nemmeno un numero di questo fumetto. Te faccio avere tutte e tutte. Ecco perché l'ho detto alla signora che provvederà. Anche questa è l'informazione, il lavoro deve essere fatto fino in fondo, con la massima trasparenza, anche se poi si rimane fuori da certi circuiti. Non fa niente. Se ne perdono alcuni, se ne acquistano altri. Grazie. Diritto di replica. Lo a fargli avere tutti i volumi dei fumetti, quindi ovviamente. Quindi lo ringrazio vivamente. Perché l'ho detto poco fa, la signora non ci credeva. E invece io l'ho detto pubblicamente. Già avete provveduto. Gli faremo avere tutti i volumi. Ma ci ha provveduto, già. Emilio, avvocato Sarri, direttore del consorzio di bonifica, e che tra l'altro fa parte vicepresidente del centro di Pietro Laveglia di Sala Consilina ed è componente dell'associazione Storia Patria di Salerno. Ha scritto numerosi volumi e tra l'altro l'ultimo nato è Voglio vederti danzare. Avvocato Sarri, come nasce, perché questo titolo? So che perché tu viaggi per scrivere o scrivi per viaggiare? Marzullo, questa è la domanda marzulliana. Bene, buongiorno a tutti, un benvenuto a tutti voi anche da parte mia, grazie a tutti gli amici che mi hanno onorato della loro preziosa presenza, non vi cito ad uno, vi saluto tutti quanti, ma un ringraziamento e un apprezzamento particolare ovviamente lo dobbiamo al presidente del parco, il dottor Tommaso Pellegrino, che con la consueta disponibilità, attenzione, sensibilità, qualità che, per le quali ha meritato questo prestigioso riconoscimento cui faceva cenno Pietro Cusati poco fa, al quale niente sfugge in verità, quindi ci ha dato la possibilità, ecco, di svolgere questa conversazione presso questo pregiatissimo stand del parco e soprattutto nel contesto della borsa mediterranea del turismo archeologico di Pestum, dove tutto dice, tutto racconta di antiche civiltà, di queste civiltà passate che ci hanno tramandato un prezioso, significativo, esclusivo patrimonio artistico, archeologico, molto spesso restituitici anche dai fondali del mare o dal ventre della terra. Grazie ovviamente anche ai dipendenti del parco che hanno prestato la collaborazione, ai mezzi di informazione. Sarà voi. Un ringraziamento anche ai miei due carissimi amici, il dottore Cusati e Aldo Bianchini,
che ultimamente mi accompagnano sempre in giro per queste presentazioni, ma in verità svolgono un compito fondamentale, non soltanto di promozione di eventi culturali sul territorio, ma anche di comunicazione istituzionale di questi eventi, perché la comunicazione, come appunto riflettevamo poco fa col Presidente del Parco, è un aspetto determinante, fondamentale. E infatti mi congratulo anche per questa recentissima pubblicazione con una veste grafica molto elegante, dove vedevo questo titolo, il patrimonio archeologico diffuso, e questo termine, sostantivo aggettivo, diciamo diffuso, vorrebbe indicare, secondo me, sia il fatto che il nostro patrimonio archeologico è diffuso, quindi non è concentrato in un solo ambiente, ma è diffuso un po' in tutta l'area del parco, ma diffuso anche nel senso che deve essere diffuso, e questi sono dei momenti importanti per diffondere questo patrimonio. Ed è il tema di questa giornata, no? Perché anche la scrittura narrativa potrebbe essere un mezzo, uno strumento di maggiore conoscenza, di migliore conoscenza delle opere d'arte che noi possediamo. In realtà io con questa operazione prendo spunto da alcune opere d'arte che diventano, quindi le sculture diventano oggetto di scrittura, ma le scritture diventano veicolo di sculture. In verità io, come Antonio Capanno sa bene, mi occupo essenzialmente di fare delle ricerche storiche, quindi frequento maggiormente gli archivi e le biblioteche, e tant'è vero che queste ricerche storiche le abbiamo presentate anche qualche tempo fa a Cascina, a cui si faceva cenno, però ogni tanto, caro Antonio, cerco di distrarmi, ecco, da queste sudate ed antiche carte presso gli archivi storici, e cerco di sciogliere un po' gli ormeggi e navigare in un mare più aperto, nel mare più aperto della fantasia e quindi della scrittura narrativa, perché mi sono accorto che questo tipo di scrittura, il romanzo storico, il racconto archeo-mitologico, può svolgere una funzione importante. Perché vedi, anche la mia esperienza in questi anni, ho girato tantissimo per musei, aree archeologiche, mi sono reso conto di un paio di cose. Che da una parte ci troviamo di fronte ad una pregiata letteratura artistica, però fatta essenzialmente di saggistica, di manuali artistici che probabilmente, che sono importanti, ma sono scritti da professionisti e quindi sono dedicati ad un pubblico di accademici, di tecnici, di specialisti, e quindi non raggiungono una platea di persone più vasta. D'altro canto però ho avuto modo di verificare delle pecche, perché sarà capitato a tutti di andare presso musei ed aree archeologiche e laddove le abbiamo trovate aperte, perché molto spesso sono anche chiuse, e ci è capitato di chiedere delle informazioni, spesso non ci hanno risposto, non ci hanno saputo dare informazioni, spesso ho chiesto dei manuali, dei dépliants, delle brochure illustrative di determinate opere d'arte, e ci siamo sentiti dire: noi abbiamo stampate, non sono finite. È capitato a me, quando sono stato presso quest'area archeologica in Sicilia, a Morgantina, nel museo archeologico dove si trova questa scultura, dove chiesi appunto una cartolina, un'immagine di questa dea, e mi dissero: no, guardi, ed è un museo archeologico regionale, no? Uno dei più importanti della Sicilia, no, guardi, non abbiamo cartoline con l'immagine di questa dea. Salvo poi trovare una cartolina molto ben fatta quando mi sono recato presso lo stand del museo archeologico siciliano all'Expo di Milano. Quindi questo per dire, insomma, che molto spesso non si è attenti verso determinate cose. Allora io mi sono accorto che quando siamo andati in giro per presentazioni, abbiamo offerto questo tipo di scrittura, ho trovato un pubblico di lettori che si è incuriosito, che attraverso la trama di questi libri ha voluto capirne e sapere di più, e quindi chiedersi: ma questa dea di Morgantina davvero che cos'era? Quali sono le vicende di cui è stato oggetto? Perché qui parliamo di una statua del V secolo a.C., come nel caso dei satiri, parliamo di sculture in bronzo di 2500 anni fa,
di epoche così antiche, così arcaiche, ma che sono legate ad oggi. Perché se noi oggi stiamo qui a raccontare questo passato è perché un passato fantastico, un passato rigoglioso, un passato che ci ha tramandato queste cose. Questa è una statua in pietre di marmo che addirittura è stata scolpita da uno dei grandi maestri greci, che è Fidia. Il satiro danzante che si trova nel museo di Mazara del Vallo è una scultura in bronzo del IV secolo avanti Cristo che è stato scolpito da Prassitore. Il satiro pugnante di Armendo è una scultura in bronzo che è attribuita alla scuola di Risippo. Quindi siamo dinanzi al meglio della produzione artistica greca o magnogreca. Ovviamente questo tipo di scrittura deve essere tale da sapere accattivare chi legge, no? Deve suscitare curiosità. E io ho cercato di fare questo costruendo delle trame narrative, diciamo credibili, verosimili, cioè inquadrate nei rispettivi contesti storici, artistici, archeologici, tenendo presente ovviamente di quella che è la letteratura artistica dominante, perché ovviamente le interpretazioni sono tante. Per esempio anche sulla dea di Morgantina c'è chi dice che sia Venere, c'è chi dice che sia Persefone. Io, così sulla base anche della letteratura artistica dominante, ritengo che sia Demetra. Qui, per esempio, siamo nella terra di Demetra. Anche qui, a Pestum, tu lo sai meglio di me, qualche anno fa sono state scoperte delle statuette fittili, le quali dimostrano che anche qui era praticato il culto di Demetra. No? Basti pensare che da Veria, qui vicino, una sacerdotessa ogni anno veniva invitata a Roma per officiare il culto di Demetra. Che Plinio, nella sua Storia Naturale, quando diceva della Campania Felix, faceva riferimento a questa terra, Campania Felix, proprio perché era una terra ricca di messi, e Demetra era la dea delle messi, e faceva riferimento a Dioniso, che era appunto il dio del vino, perché la Campania era ricoperta di campi biondeggianti di messi e di vigneti. Quindi ecco il passato che si ripropone, e si ripropone attraverso queste sculture. Quindi diciamo, il mio intento è proprio questo con queste scritture, cioè di far uscire dai musei certe opere d'arte, raccontarne le vicende e farlo in una maniera accattivante, magari utilizzando un registro linguistico che prevede sia la prosa che dei versi, perché bisogna anche incuriosire e accattivare chi legge con delle trame. Bisogna trovare, voglio dire, una costante affabulatoria che magari quando si scrive un saggio tecnico necessariamente non c'è. Invece la scrittura narrativa ti consente di usare quel registro affabulatorio che magari, come abbiamo visto, l'esperienza che abbiamo fatto nel corso delle nostre presentazioni, ecco, ci ha fatto capire come appunto chi partecipa a questi eventi poi possa essere interessato. E mi sono ritrovato anche dopo tante presentazioni di persone che mi hanno anche chiamato e mi hanno chiesto di conoscere ancora di più circa appunto le sculture di cui abbiamo trattato. Io mi fermerei qua, però resto a disposizione ovviamente per qualsiasi... Vuoi rispondere alla mia domanda? Ah sì, mi sono dimenticato ovviamente di rispondere alla domanda del dottore Cusati. Voglio vederti danzare. Questo titolo trae spunto ovviamente dalla nota canzone di Franco Battiato, che è un siciliano come il satiro danzante, no? Voglio vederti danzare, perché chi va a visitare un museo in cui si trova questa scultura alta 2,20 metri in bronzo, scultura che proviene dalla Grecia, da Atene, scolpita dal grande Prassitore, ma che è stata ritrovata a 500 metri di profondità nel mare del Canale di Sicilia. E siccome è stata pescata in Sicilia, quindi in acque italiane, adesso si trova nel Museo del Satiro di Mazara. E quando si va a Mazara, all'ingresso di questo museo, trovi appunto i versi della canzone di Franco Battiato, Voglio vederti danzare. Perché questo satiro si chiama appunto satiro danzante perché è stato scolpito proprio in un atteggiamento di danza, perché sapete bene, i satiri
insieme a Webbaccandi, Omenadi, erano, diciamo, facevano parte del corteo dionisiaco, accompagnavano Dioniso nel cosiddetto corteo bacchico e quindi facevano ridanza. Viaggi per scrivere o scrivere per viaggiare? Breve. È un binomio inscindibile. Le mie scritture sono sempre nate da spunti, riflessioni, esperienze fatte durante i viaggi, e quando, tornando da quei viaggi, sono riuscito a mettere nero su bianco questi spunti e costruire delle trame e trovare poi degli editori che hanno creduto in me e mi hanno pubblicato queste trame, ecco che siamo ripartiti per ulteriori viaggi, questa volta di presentazioni, che ci hanno dato l'opportunità di conoscere altri luoghi, altre persone e soprattutto dei posti incantevoli come il castello baronale di Torraca, dove siamo stati qualche tempo fa, ma anche altri luoghi davvero molto intriganti, suggestivi, che sono quei luoghi che fanno dei nostri borghi, dei nostri centri storici, veramente un unicum, motivo per cui il nostro paese in genere è definito, lo definì Carducci, un'espressione culturale, proprio per questo significativo patrimonio culturale che abbiamo, che, come ci insegna il presidente del parco, è composto non soltanto da libri, da musei, non è soltanto la dotazione dei beni culturali, ma comprende nella sua accezione anche il patrimonio paesaggistico, a cui preliminarmente e più particolarmente presta l'attenzione un ente come il parco, più attento appunto al paesaggio, alla natura, all'ambiente. Grazie Avvocato Sarli per le conclusioni affidate al Presidente del Parco, Dottore Pellegrini. No, io voglio soltanto ringraziarvi nuovamente, ringrazio l'Avvocato Sarli per la bella esposizione e soprattutto per le sue pubblicazioni, quindi veramente un bel patrimonio del nostro territorio. Saluto e ringrazio l'amico Francesco Bellopo, che vedo che sta qui con noi, consigliere comunale, che è qui con noi, e poi consentitemi un ringraziamento particolare a Cilento Channel con il grande direttore Gianni Pietrizzo, che sta qui con noi, che segue le tante attività del parco, ma le tante attività del territorio, chiaramente, che è un momento importante per diffondere quello che poi noi facciamo, quindi un veicolo veramente di grande pregio e di grande valore. E poi vi salutiamo a domani, che ci sarà la presentazione con il dottore Antonio Capanno, che domani qui faranno la presentazione più o meno allo stesso orario di oggi, quindi al dottore Capanno noi lo salutiamo e lo ringraziamo domani per l'iniziativa che svolgeranno qui. Grazie Perino, grazie a tutti e buona giornata. Questo è per te, un omaggio per te. Bravo.